Ma ciao, ciao a tutti. Eccomi qui, sono in situazione ufficio, sono in situazione ufficio e siccome mi sto rompendo le santissime, ho pensato di rendervi partecipi di una cosa che stavo pensando e ve ne ho già parlato qualche volta. E allora, siccome poi ho interrotto l'argomento, ok, adesso lo sto riprendendo con calma, senza fretta, in primis, ma soprattutto anche senza costrizioni, ok? Perché io voglio essere molto, molto free, molto libera, molto, avete capito? Quindi non continuo a guardare là perché deve arrivare gente. Allora, e quindi nel senso senza troppi obblighi, no? Cioè la prendo con la dovuta armonia del caso e niente, vediamo dove arrivo, dove decido di arrivare, no? Anche perché siccome a me non piace avere regole, no? Però mi sono anche un pochettino nel corso, ormai è anni, documentata e comunque sia, è vero che non esistono regole comunque a riguardo, nel senso che comunque uno personalmente si comporta un po' come meglio crede, no? E sto sempre parlando, non sto sempre parlando, sto parlando in questo momento, no? E ve ne avevo già appunto accennato il discorso del minimalismo. Minimalismo però in senso molto, cioè ognuno lo prende un po' come vuole, no? E io di sicuro, la Michelina lo prende di sicuro nel verso che vuole, perché cioè io non riesco a fare le cose comunque se non le sento, se non, cioè, se non me le sento proprio dentro. Cioè uno mi può dire, cioè, non lo so, una ricetta va fatta così, no? Alla lettera, ma io la faccio come voglio perché così mi piace, cioè avete capito? La stessa cosa vale per le altre cose, cioè io devo fare le cose alla mia maniera, al mio modo, sicuramente è sbagliato, sicuramente non è consono, diciamo, al resto dell'universo, ma io mi devo sentire bene con me stessa nell'universo e per fare ciò devo fare le cose come proprio mi viene a me farle. Quindi, cioè io ormai lo so, sono così, mi prendo così, mi accetto così e vado avanti. Il fatto del minimalismo, io lo chiamo minimalismo perché alla fine, voglio dire, si chiama così, no? Ma in realtà io non voglio togliermi niente, cioè io non è che voglio privarmi delle cose, anche perché, no. Cioè, no, assolutamente no. Io voglio concentrarmi però solo sulle cose che mi fanno stare bene. Voglio concentrarmi solo, io sto parlando di cose materiali, ma rientra anche un discorso più, avete capito, più mentale, no? Anche, però parlando delle cose materiali, perché poi inizio da quello, no? E poi penso che si sviluppi anche per quanto riguarda proprio la sfera mentale, la sfera psicologica, eccetera. Però parlando delle cose, no? Materiali, non è che mi voglio privare della penna rosa, no? Perché penna rosa, cosa sei? Una bambina che va all'asilo che vuoi la penna rosa? No. Sì, no, nel senso no, non sono una bambina che va all'asilo, ma sì, voglio la penna rosa, ok? Però invece di avere due penne rosa, avete capito? Voglio arrivare, invece di avere due penne rosa, voglio arrivare alla cosa di avere una penna rosa solo, no? E poi magari averne un'altra blu. Però perché averne due rosa? Ora, quindi io la penna rosa che ho in più non la butto via. Cioè, perché c'è ancora inchiostro, quindi finirò questa penna rosa e non ne comprerò più un'altra fino a che quest'altra penna rosa non sarà esaurita, finita. Questo è un po' il mio discorso che voglio attuare. Di sicuro, io sono sempre stata una persona che anche se ho bisogno di tante cose, mi sono resa conto che poi alla fine tutte queste tante cose,
Non è vero che ne ho di bisogno, cioè nel senso, è l'idea, no? Di quella finta sicurezza, di avere la cosa, cioè, però in realtà non, è solo appunto una nostra concezione che comunque è sbagliato, è anche un po' una cosa di abitudine, cioè nel senso tipo l'avere la scorta dei detersivi, l'avere la scorta di, non so, di bottigliette di acqua, qualsiasi cosa, no? È tutta poi alla fine una fissazione, quando invece poi ti accorgi che, vabbè, sì, sai, la scorta, ok, non è che una cosa che, cioè, la finisci, non è che sono cose che butti via, però anche se la prendi un po' per volta, alla fine non ti cambia niente, è solo un'abitudine di vita, no? Sono tutte concezioni e abitudini di vita. Ora, quello che io volevo fare, ho già iniziato a fare comunque, ripeto, non è privarmi delle cose, ma alleggerirmi. Voglio alleggerirmi perché tutta questa roba in realtà non serve. Cioè, nel senso, quando ho quattro felpe col cappuccio, ok? Anche 5, mettiamo così, non serve averne di più, no? Ma perché poi alla fine può cambiare il colore, può cambiare la scritta che hai sul davanti, può avere una scritta anche sul dietro, poi però alla fine è sempre una felpa di cotone. Allora, quindi questo è il mio concetto. Io sono sempre stata abituata a, non abituata, ma mi è sempre piaciuto avere tanta roba, no? Perché dicevo per scegliere, perché mi annoio a mettermi sempre la stessa cosa, poi però mi sono resa conto, forse anche perché sto invecchiando, non ve lo so dire, però mi sono anche resa conto che poi alla fine indosso sempre le stesse cose, cioè poi alla fine sono portata, che sì, magari ci può essere un giorno alla settimana che ho voglia di cambiarmi e allora, cioè nel senso, ci penso un po' di più, vado a scegliere la cosa, eccetera, però se no poi mi metto sempre più o meno le stesse cose. Alla fine la felpa, che è più comoda, magari, o che ci sono più affezionata, o comunque, cioè, avete capito, che mi ricorda qualcosa. Comunque, alla fine c'è sempre un indumento che metti sempre di più, che poi alla fine ti ritrovi sempre con quel coso lì addosso e che dici, cioè, nel senso, prendo, lo lavo, lo asciugo e me lo rinfilo. Cioè, avete capito? Come le scarpe, come per quanto riguarda. Allora, io ho iniziato a fare un certo tipo di minimalismo, diciamo, dalle scarpe, intese le scarpe estive, quindi le ciabattine. Allora, ma non perché ho iniziato da quello, perché provavo sempre a comprare delle ciabattine comode, non chissà quante, però magari due o tre ciabattine a stagione. Però, siccome a me mi fa male gli infraditi, quindi le ciabattine, alla fine mi ritrovavo sempre che queste benedette ciabattine mi facevano male, quindi poi facevano il loro sporco lavoro di andare a finire il bidone della spazzatura. E alla fine, magari io compravo una ciabattina da 1 euro da Primark e quella ciabattina da 1 euro non mi faceva male. Quindi, alla fine della fiera, io vi sto riassumendo nel corso degli anni, no? Alla fine della fiera, io magari mi ero ritrovata a comprarmi tre ciabattine, magari non da tantissimo, però tipo magari dai 10 ai 20 euro l'uno, no? Quindi metti che spendevo 30 paio, 30 euro per tre ciabattine. Alla fine della fiera io mettevo tutta l'intera stagione la ciabattina da 1 euro di Primark, che dicevo, ora mi si rompe, cosa faccio? Vado scalza. Cioè, avete capito? E quindi ultimamente, quindi sto parlando degli ultimi anni, io mi riducevo a mettermi sempre quella ciabattina di Primark. Cioè, nel senso, quindi io negli ultimi anni non ho più comprato altre ciabattine che non quelle lì di Primark, o se no, proprio quando era l'estrema unzione, magari una comunque da Primark costa 1 euro, magari, sai, avete capito, dalle cartolerie lì fuori, magari qua, da 4 euro, però insomma mi faceva il suo lavoro e niente, non mi facevano male, e andavo avanti sempre con quella ciabattina per tutti i 4 mesi, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, sempre quella. Comunque sono vissuta e campata lo stesso. Quindi cosa volevo dirvi? Cioè, ho ragionato sul fatto che, Michela, non te la prendere, ti fanno male le ciabattine. Benissimo, vai avanti con quella lì. Quando si rompe, scendi, vai dalla cartoleria e ne prendi un'altra. Non la pagherai 1 euro come da Primark, che risparmi di benzina, la paghi 4-5 euro. E comunque, bene o male, la solita ciabattina, no? Avete capito? Ho provato le Havaianas, le ho provate tutte, anche quelle un po' più, avete capito? E dici, magari spendo 20 euro per un infradito, ma
no, mi fa male, cioè nel senso, niente, ma cosa ci devo fare io? Quindi non me la sto più a prendere al cuore e via. Per quanto riguarda invece, quindi da lì ho iniziato a fare una specie di decluttering, quindi eliminavo tutto, non mi ponevo neanche più il problema e andavo avanti con un infradito tutta la stagione. Benissimo, nera, semplice, così va su tutto e non ci riesce più. Per quanto riguarda le scarpe da ginnastica invece no, c'ho un po' più la fissa, però mi sono anche resa conto negli ultimi anni, appunto, che alla fine ne compravo sempre di meno, cioè nel senso che comunque sia, sì, ogni tanto una magari che dopo un po' l'avevi praticamente esaurita, no? Nel senso, cioè... benissimo, allora la eliminavo, però poi alla fine, siccome ne avevo, appunto ero abituata ad averne un po' più di un paio, quindi non portando sempre la stessa scarpa tutti i giorni, mi ero resa conto che erano sempre abbastanza buone e quindi non ne compravo altre e tenevo sempre quelle. Quindi, cioè, allora, diciamo che per accorciare il discorso, mi rendo conto che compro sempre meno roba. Compro sempre meno roba, questo non vuol dire che sono diventata una santa, questo non vuol dire che sono diventata una nuova Michela, no, però sono un po' più, anche prima di comprare una cosa, ci penso 1.000, 200.000 volte e comunque ne compro sempre meno, anche quando vado ai saldi, a parte che poi c'è stato Covid, eccetera, però io quando vado ai saldi compro sempre meno. Borse ve l'avevo già detto che non ne compravo più, se non una borsa quando mi piace, allora me la compro anche di marca, ma non, cioè poi alla fine metto sempre quella, cioè nel senso, quindi non ne ho, sapete cosa? Forse non che vi ho detto che invecchio, sì, vabbè, sì, invecchio e vabbè, ci sta, no? Però non è neanche per quel motivo lì, perché ad esempio mia madre, che è più grande di me, no? Lei però ha più voglia di cambiarsi tutti i giorni, di abbinare la cosina, cioè tipo il fularino insieme ai pantaloni, insieme alle scarpe, la borsa, le cambierà 1.000 volte, esce 3 volte, lei si cambia tutte le 3 volte, come minimo, e comunque cambia la borsa, il portafoglio. Io no, ma io già da un po' sono così, cioè il portafoglio ne ho uno, e a parte che il più delle volte esco anche senza, perché ok, però non, e poi mi c'ho quel portafoglio lì, non ne ho più 200, ok, e borse ne ho ben ben dimezzato, e comunque alla fine della fiera mi porto sempre la mia preferita, cioè avete capito, nel weekend, durante la settimana magari prendo lo zaino e via, però avete capito, cioè voglio anche zaini, fare un po' più di cioè fare un po' di decluttering, cioè perché poi alla fine due zaini belli, comodi, pratici, eccetera, non ne servono 550 di tutto, avete capito, lenzuola, io già da ogni volta che andavo all'IKEA, ragazzi, mi perdevo in quelle varietà di fantasie dei copripiumini, che poi usavo anche comunque d'estate, ovviamente senza il piumino dentro, niente, io ora vado all'IKEA, ragazzi, io passo dritta, non ne prendo più, cioè non ne compro più, perché mi basta un piumino, un copripiumino, un lenzuolo, no, chiamiamolo così, da lavare, uno da mettere, uno da lavare, non ne ho più comprato. L'ultimo che ho comprato, vabbè, quello di Natale di Shrek, ma ecco, sotto Natale magari uno, però nel senso, ecco, il processo, no, che voglio fare io, questo non vuol dire che non comprerò mai più un lenzuolo, no, è che io prima, cioè ripeto, non uscivo dall'IKEA senza un copripiumino, e prima ci andavo anche tanto, adesso invece esco bella contenta, bella felice, e non ho comprato copripiumino o altre cose. Il processo che voglio fare è che se io vedessi un copripiumino da comprare, bene, però un altro che è nel cassettone dei lenzuoli, lo tolgo, lo levo, quello magari più usurato, quello che magari ha una macchettina che non riesco a levare, cioè avete capito, non faccio più così. La stessa cosa che ho migliorato sono i pigiami. Una volta quando andavo da Primark impazzivo per i pigiami, quando usciva la nuova collezione dei pigiami, sto parlando più che altro quelli invernali perché sono quelli che mi danno più soddisfazione da uscio, oddio mio come... Impazzivo, cioè quest'anno io non ho comprato un pigiama ad Oysho, ragazzi, eppure sono qui, vive vegeta, e assolutamente, cioè nel senso sono molto molto contenta, molto 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 soddisfatta lo stesso, non ho comprato pigiami da Oysho, cioè nel senso sì, avevo guardato online addirittura, ma no, non mi interessavano, perché poi alla fine vuoi che, cioè anche quelli che fanno comunque i pigiami, che fanno le cose, cioè alla fine poi, sì, una volta c'è il panda, l'altra volta c'è l'orso, l'altra volta c'è il cagnetto, l'altro giorno c'è il
sul coniglietto, poi però alla fine le cose sono sempre quelle. Cioè, nel senso, avete capito? Cioè, quando abbiamo esaurito anche tutta la fattoria degli animali, cioè, vabbè, quello con le orecchie ce l'hai già, quello, cioè, avete capito? Poi alla fine si tratta sempre di pigiami, chi se ne frega? E ho già fatto già quel lavoro lì e adesso stavo facendo il cambio e io tipo i pigiami appunto era proprio una fissa, no? Invece mi sono resa conto che alla fine, tipo all'interno di una settimana, io esagero, quattro pigiami per una settimana sono molto, ma molto che già sopra la media. Perché un pigiama, perché io me lo cambio tutti i giorni, no? Ok, però anche se ne hai due, uno lo cambi, uno lo fai asciugare, ne basterebbero in realtà due, però vogliamo esagerare, Michelina, perché non possiamo diventare, cioè avete capito, da puttana santa in una notte? Bene, ok, allora, quattro, ok? Quattro pigiami invernali sono più che sufficienti. Io non è che ne avevo quattro, non è che ne avevo sei, non è che ne avevo otto. Cioè, io sto parlando di tanti pigiami e non servono a niente. E quindi anche lì sto facendo un lavoro. Lo stesso lavoro per i maglioni, lo stesso lavoro appunto per le felpe, lo stesso lavoro per i pantaloni, lo stesso lavoro perché. Per quanto riguarda più che altro la roba invernale, perché per quanto riguarda la roba estiva, diciamo che è un po' tutta già minimalista in sé, nel senso perché comunque tipo vestitini, io mi ricordo che cioè, ho questi vestitini qua, metti che avrò anche 20 vestitini, ma io questi 20 vestitini ce l'ho da un'eternità e mezzo, cioè nel senso penso che non vi dico che andavo ancora a scuola, ma va bene, sono sempre quei 20 vestitini. Cioè, è difficile che compro qualcosa di estivo, sono più predisposta a comprare qualcosa di invernale. Per quanto riguarda l'estate, sì, i costumi, e però sto facendo anche lì un lavoro di un lavoro di anche qua di minimalismo, nel senso perché io poi lo sanno tutti, cioè nel senso io. I costumi ne avevo, cioè è la cosa che compravo d'estate, compravo costumi, ok? E poi, cioè, un costume lo mettevo magari due volte in una stagione perché li cambiavo tutti i giorni. Quindi metti anche tre volte andando al mare tutti i giorni, però avete capito? Che poi di nuovo anche lì mia madre è una di quelle che ha meno costumi di me, però insomma siamo lì, no? Però anche avendone meno di me, lei magari se va al mare mattino e poi ritorna al pomeriggio, lei se lo cambia, io no. Cioè se io vado al mare al mattino ho quel costume indosso o in cabina e io al pomeriggio sono di nuovo con quel costume lì, poi magari me lo cambio il giorno dopo, avete capito? Ma già mia madre è diversa, è peggio di me perché mia mamma all'interno di un giorno se lo cambia uno o due volte, cioè anche tre, avete capito? Io non sono così. Però a prescindere da come mia madre, che sono affaracci suoi, io anche con i costumi voglio fare questo lavoro qua. Nel senso che l'anno scorso già ne avevo eliminato tanti, un po', avete capito? Anche se li porto poco e quindi si deteriorano meno. Tendevo a conservarli, poi però avete capito, un anno, due, tre, allora ho iniziato a eliminarne quelli più appunto slabrati, quelli più un po' rovinati, no? Dalla salsedine, eccetera, dall'usura, no? Proprio, anche semplicemente dal lavarli. E quindi ne avevo già eliminato una gran parte. Ora, quando li tiro fuori, ne voglio eliminare un'altra parte. Cioè, voglio continuare a fare questo processo qua e anche a comprarli. Cioè, io adesso non è che, appunto, ve l'ho detto, non è che da puttana voglio diventare santa, però, cioè, è un modo di dire, non che, ok, però, perché magari uno entra nel video adesso, no. Il discorso è che, cioè, nel senso, non è che ora voglio dire che io non mi comprerò più un costume, ok? Però magari voglio lasciarmi, ok, questa soddisfazione, ok? Perché meno si fa una cosa e più poi si ha la soddisfazione quando la si fa, no? Quindi voglio lasciarmi questa soddisfazione qui per magari comprarmi un costume a stagione. Toh, due costumi a stagione e facciamo, ok? Tre, ma facciamo anche tre, ok? Tre costumi del mercatino, tre costumi, non so, del negozietto di fiducia, tre costumi che mi piacciono all'interno della stagione, ok? Però tre costumi a stagione e non di più. E quando entrano questi tre costumi, ora ok, ne tiro in ballo tre, ne elimino tre.
Cioè, avete capito? Voglio fare un po' questo lavoro qua. La stessa cosa vale in ufficio, la stessa cosa vale in casa con gli oggetti appunto di casa, no? Quindi le penne possono essere, non lo so, tutte le cose, i piatti, i bicchieri, ma queste cose qua io avevo già iniziato un po' per volta. Tipo, ad esempio, anche lì vi metto un ballo mia madre, ma perché mi viene più spontaneo per farvi capire gli esempi. Mia madre ha tanti piatti, no? Nel senso che non è che si compra tutti i giorni i piatti, no? Però lei tipo ha i piatti che aveva mia nonna, ha i piatti che magari si è comprata lei nel corso della vita, ha i piatti del matrimonio, cioè nel senso lei comunque ha tutti questi piatti, no? Io invece ho i piatti del matrimonio che già mi viene nervoso perché è una cosa che non uso e quindi sapere che c'è questo servizio di piatti lì e che non uso, ma perché mi dispiace, cioè nel senso, vabbè, comunque insomma, i piatti del servizio di matrimonio sono io non li uso con i rispettivi bicchieri. E poi ho i piatti tipo, possono essere dell'IKEA oppure comprati al mercatino, comprati su Amazon, insomma, 12 piatti che sono quelli che uso praticamente ogni giorno con le sue posate e con i piatti. Quando vedo che qualcuno è usurato, eccetera, che non viene più brillante, che, io butto via oppure comunque li passo, li regalo, eccetera, e poi praticamente ne compro ma solo 12 piatti ho in casa. Cioè, escludiamo un secondo quelli del matrimonio perché non so non cosa farci, ho anche pensato di usare quelli tutti i giorni, ma un po' mi dispiace. Però, nel senso, adesso ci penserò, però, come cose da usare, no? Ho solo quella cosa lì, cioè, quello che ho un po' esagerato sono le tazze, ma perché quelle quando vado nel viaggio prendo la tazza del posto, cioè, avete capito, quelle, però poi alla fine vorrei fare un decluttering anche lì. Avete capito? Stessa cosa per gli indumenti intimi, cioè nel senso a volte io non sono quella precisina, cioè nel senso che se tipo una mutandina o un buchettino la butto via la prima volta che vedo il buchettino, però tanto anche lì avere 50 paia di mutande non servono a niente, è meglio tenere proprio quelle perfettine, tipo 3, 4, 5, 8 paia di mutande e il resto eliminarle quando è l'ora di eliminarle. La stessa cosa vale per i calzini. Quando iniziano a diventare un po' piccoli, striminziti, spaiati, cioè, avete capito? Eliminiamoli e nel senso teniamo solo quei 5-8 paia in perfette condizioni. Cioè facciamo un po' lavorare, un po' usare un po' la roba, perché sennò è inutile averla lì nell'armadio e avete capito? Reggiseni io ho già declutterato già un bel po' perché non portandoli più, io avevo tenuto per degli anni una bustina chiusa con tutti i reggiseni dentro, al che poi ho buttato via tutta questa bustina con i reggiseni perché io non intendo usare reggiseni. Quindi, ok. Cioè, sto facendo tutto, avete capito? Sto lavoro qua per quanto riguarda tutto, no? Cioè, mi concentro su delle cose, cerco di farle, di usarle, di portarle alla fine e poi praticamente cambiare. Però, siccome io vengo da un po' più già di cose più del dovuto, allora non ne ho più comprato e sto cercando di finire le mie. Cioè, nel senso, avete capito? Quando finirò la mia scorta di scarpe, la mia scorta di mutande, la mia scorta di felpe, la mia scorta, allora potrò prendermi di nuovo una felpa nuova, un paio di scarpe nuove, eccetera, eccetera. E comunque sia, ogni cosa che entra ne faccio uscire una. Cioè, sto cercando di fare un po', avete capito? Questo lavoro. Come vi ripeto, non voglio mettermi delle regole, cioè, nel senso, non c'è un tempo prestabilito per fare tutto questo lavoro, faccio le cose un po' mentre riordino, mentre sistemo, mentre pulisco, quando soprattutto per quanto riguarda i vestiti, queste cose qua, quando ci sono i cambi dell'armadio, e soprattutto faccio questo lavoro qua quando magari mi viene lo scribizzo di dire voglio comprarmi qualcosa. No, no, Michela, non ti vuoi comprare qualcosa. E allora, cioè, nel senso, poi mi faccio i miei soliloqui mentali, discuto con me stessa e riesco. E mentre all'inizio di tutta questa situazione qua pensavo, dicevo, ma no, Michela, cioè, ma sei sicura? Adesso mi viene più normale, più automatico, più, non so come dirvi, non sento il bisogno anche di andare più nei negozi. Allora, io ero già molto pigra di mio, nel senso che sì, andavo,
però non come le donne normali, nel senso che vanno, perdono la giornata nei negozi. No, io 5 minuti vado e faccio, esco. Non mi piace stare lì a perdermi. Una volta, quando ero più ragazzina, mi piaceva andare alle fiere. E mia madre, ripeto, è più grande di me e continua ad avere questo amore spasmodico per le fiere, le bancarelle, le cose. Io negli ultimi anni andavo solo per comprarmi la roba da mangiare, la roba dolce, no? Il banchetto delle caramelle, di quella roba lì. Quindi adesso ci faccio andare mia madre e non entro manco più nelle fiere. Se prima entravo, uscivo con la roba dolce, adesso ci vado direttamente lei, esce con i brigidini, con le caramelle, con le addormenta suocere, insomma, con tutte le noccioline, la roba dolce, e non ci vado neanche più, ci avete capito? Però non sento il bisogno, non sento la necessità di andare a sbirciare nei mercatini. Il mercato qua a Levanto, nel mio posto dove vivo, io non è che ve lo dico così tanto per, ma io veramente sarà 10 anni che non vado al mercatino a Levanto. Ma non che non vado quello a Levanto e vado da un altro fuori, no, non vado proprio a un mercatino, cioè non me ne può fregare, vorrebbe dire una parola, ma no, non la dico, non me ne può fregare niente, cioè nel senso non mi viene più non trovo più soddisfazione nell'andare. Ecco, se fossi tipo, adesso vi sparo, ai Caraibi, no? Cioè se fossi ai Caraibi e sono in vacanza, ok, allora vedo magari un mercatino particolare, diverso appunto dai nostri, con delle cose locali, del luogo, no? Del posto, allora sì, posso anche curiosare un attimino, però diciamo le cose comuni, che poi alla fine il mercato del mio posto, rispetto magari a un altro, però insomma più o meno sono tutte le solite cose che girano, no? I negozi, se tu prendi, non so, il centro, dal centro di Napoli al centro di Milano al centro di Roma, alla fine sono tutte le stesse catene, gli stessi marchi, gli stessi brand. Poi c'è una città che magari può avere una cosa in più di un'altra, però bene o male sono sempre le solite cose che rigirano. Se tu vai in centro commerciale, bene o male sono i soliti negozi che puoi trovare da un altro centro commerciale, avete capito? Però comunque non ho più questo bisogno di andare, di fare, non ho più veramente, sono pienamente soddisfatta. Però ecco, non è che sono senza roba, perché comunque vengo da un surplus, no? Perché prima avevo questa cosa qua, vengo da un surplus e adesso non mi interessa più, cioè anche tipo d'inverno, no? Cioè io alla fine praticamente viaggio con gli UGG quando il tempo lo permette, che non piove, altrimenti con le Timberland quando piove. Cioè non è che ho bisogno di chissà quanti altri paio di scarpe, i tacchi non li porto più. Cioè, quindi avete capito, forse mi si è proprio già naturalmente semplificata la vita, io sto cercando di semplificarmela comunque ancora di più. Anche tipo smalti, vabbè, non è che ne adopero, avete capito, vedete un po' come sono ridotta, però li avevo già tutti dati a mia madre, perché lei ancora gioca un po' su tutte quelle cose lì, no? E invece io mi sono tenuta proprio i miei due o tre Chanel che ho, basta, cioè nel senso vado avanti con quelli, no? Cioè ho proprio ridotto, cioè se prima avevo appunto una scatoletta di smaltini, no? Li avevo dati tutti alla mamma e adesso ho magari 5-6 smaltini, però ho completamente ridotto, no? Cioè proprio riduco. La cosa con cui faccio ancora fatica non sono nei vestiti, non sono nei costumi, non tutte quelle cose appunto che poi alla fine, ok, faccio ancora fatica con le medicine, ragazzi. E lì è una cosa che secondo me, innanzitutto non sono obbligata a farlo, cioè se un settore appunto non riesco, trovo difficoltà, bene, allora cioè nessuno mi obbliga, quindi lo lascio com'è, nel senso perché veramente trovo difficoltà, cioè nel senso che se vado via anche un weekend io non mi porto niente, però mi porto una borsona di tutte le mie medicine che ho in casa, ecco, lì faccio fatica, sono sincera, però che devo fare? Ci ritornerò sopra, ecco, però al momento faccio ancora fatica. Però sulle altre cose diciamo che ho iniziato e sto portando avanti la situazione. Anche tipo, adesso vabbè, il telefono lo stavo cercando, però sto riprendendo. Tipo una volta avevo, non so, tipo 20 cover del telefono, cioè adesso ne compro una.
quando è distrutta ne compro un'altra, ma non mi sto più a cambiare le cover, avete capito? Cioè, sono, tra virgolette, se può sembrare un miglioramento, un miglioramento comunque che sto portando avanti già da un bel po', cioè diciamo che vado a piccoli passi di bimbo, però diciamo che non ho ancora smesso e anzi sto sempre di più vedendo i lati positivi proprio in una serenità mentale, in una serenità proprio anche intorno a me, no? Cioè meno cose e più, proprio più, avete capito? Cioè più armonia intorno e voglio portarla avanti in tutti i settori, appunto. Ci sono quelli più semplici, quelli no, però insomma ci torneremo, tipo sulle medicine ci torneremo. Niente, sono contenta. Un'altra cosa che vorrei fare è eliminare, quello ci ho già provato di nuovo, perché vedete, vi dico anche dove ho fallito. Anche per l'ambiente, eccetera, eccetera, cioè nel senso vorrei eliminare anche molta plastica, solo che eliminare le bottigliette di plastica mi risulta ancora un pochettino difficile, nel senso che la mia borraccetta, ho comprato la mia borraccetta, eccetera, però non è che mi risulta difficile, il discorso è che non sono abituata a bere l'acqua del rubinetto. E quindi cosa, cioè, è un controsenso, cioè che io prendo la mia borraccetta, la lavo, la pulisco e ci verso la bottiglietta, avete capito? È un controsenso, quindi non so cosa fare, perché per usare appieno la borraccetta e quindi consumare meno plastica e quindi fare una scelta consapevole della cosa, non bisognerebbe più comprare le bottigliette di plastica, le bottiglie di plastica, invece io non sono abituata a bere l'acqua del rubinetto, cioè anche lì se sono costretta, ok, se no faccio fatica e quindi non, vedete tutto qua con la bottiglietta e quindi niente, ritornerò su questo settore, su questo argomento e andremo avanti. Un'altra cosa che non che ho diminuito, cioè nel senso che ne faccio proprio quando ne sono come posso dire, quando ne sono proprio quando ne ho proprio bisogno, ma questo non è per minimalismo, ma bensì per mio divertimento, è che io non so quanti anni è che non vado più da una parrucchiera e mi taglio, mi faccio il colore, mi faccio le cose io e appunto mi diverto. E, anzi, ultimamente veramente saranno, appunto ve l'ho detto, dei mesi, saranno anche 9-10 mesi che non mi taglio neanche più i capelli, vediamo dove voglio arrivare. Vabbè, comunque quello non è minimalismo, nel senso lo faccio appunto per il mio divertimento, però in un modo o nell'altro cerco di fare una cosa solo quando ne ho strettamente la necessità, cioè non sono mai stata una che va dal parrucchiere ogni settimana, neanche ogni mese, anche lì aspettavo dei mesi, eccetera, 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 però insomma almeno una volta all'anno, ok, ci andavo. Invece adesso ho eliminato anche, diciamo, quel vizio lì, no? Cioè sto cercando di rendermi la vita molto più semplice. Ora io non so se farò bene o non farò bene, sa di fatto che finché mi viene voglia di farlo, ecco, ad esempio, da andare dal tatuatore, non voglio minimalizzare niente, anzi, voglio aumentare. Quindi, che cos'è che voglio dire? Non è che sto facendo chissà che cosa, per quale spirito, no, faccio le cose, mi concentro solo e di più sulle cose che realmente mi interessano. Se a me realmente, appunto, io lo sapevo già, ma ho capito che non mi interessa andare dal parrucchiere né dall'estetista, allora metto quei soldi lì, diciamo, e quel tempo lì, perché qua non si sta parlando solo di soldi, ma si sta parlando anche di tempo, utilizzo quel tempo lì che per me è importante per fare le cose che mi piacciono veramente a me. E quindi è tutta una cosa che dovrebbe poi gratificarmi sempre di più e bla 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 bla, bla, avete capito? Questo è semplicemente. Comunque io vi volevo solo aggiornare per il fatto che sto portando avanti questo discorso e non ve ne ho più parlato perché faccio piccoli passettini, no? Quindi non è che vi posso far vedere come fanno certe, avete capito, non lo so, l'armadio prima e dopo, cioè adesso non sono ancora quelli stadi lì da farvi vedere il prima e il dopo, sono tutti piccoli passi che io mi sto accorgendo che ho fatto e che continuo a fare, ma che magari voi dall'esterno non ve ne potete rendere conto, avete capito, perché me ne rendo conto proprio a malapena io. Quindi niente, fatemi sapere voi invece
come siete, siete più dalla parte come ero io prima, oppure siete una via di mezzo, mantenete il vostro equilibrio, oppure siete già da un po' minimal, da un po' felice, contenti. Insomma, io sapete che quando mi viene in mente qualcosa ve lo devo raccontare, quindi continuo. Quindi ci vediamo qua al prossimo video, al prossimo racconto, sempre qui sul canale con Amici con la Fam.